Adesso vi racconto una storia. Tempo fa mi trovavo all'isola ecologica, diciamo in un'isola ecologica generica, dove c'era accesso alle cose. E mi guardo intorno e vedo un contenitore di rifiuti elettronici RAE da cui spunta della spazzatura elettronica minuscola, quindi componenti sfusi. Scavo e guardo e ci sono un sacco di componenti sfusi a terra e ne raccolgo un po', poi ne raccolgo un altro po' e ne raccolgo un altro po' e alla fine ho recuperato questo che adesso vedremo insieme. Ora io non posso che mettere le cose sul tavolo perché non ho spazio, ma già vediamo delle schede che sono dei kit, sono delle schede di kit di montaggio vuoti, tipo questo che è evidentemente una scheda di nuova elettronica, kit di nuova elettronica, da cui però qualcuno si è passato il tempo a cancellare il numerino. Quindi non sappiamo cosa sia questo, perché qui è stato cancellato. È stato abraso. Però è evidentemente nuova elettronica, c'è un relè. Questa è in parte montata, ci sono due condensatori, ci sono degli integrati che sono dei TL081, degli operazionali. E qui forse il numero del kit si legge? No, qua non si legge. Però questo non sembra un kit, questa sembra fatta da zero, sembra fatta, prodotta, ecco, con gli acidi. Chissà cos'è. Abbiamo diverse schede, qui abbiamo un LX587 nuova elettronica. Si vede. Uscite lampade, connettore, manca un integrato. Insomma, abbiamo diverse schede di kit. Questa è una rarità. Questo è il pannello di controllo del computer di nuova elettronica. Qui c'è il tasterino numerico per controllare il computer. E questo è un bel pezzo che è ottimo per il nostro museo dell'informatica funzionante. Abbiamo già questo computer funzionante. Quindi questa, diciamo, è una cosa in più. Ed è LX384. Interessante, provenendo dalla spazzatura. Questa sembra una breadboard generica. Qui abbiamo una scheda di qualche apparecchio con entrate, connettore, uscita, entrata a bassa frequenza. Chissà cos'è, entrata BF. 12 volt, connettore, chissà che cavolo è. Qui abbiamo dei TL084 che sono degli operazionali. Cosa sarà questa scheda? È un integrato che è un 4067, HCF 4067, però non c'è scritto altro. Poi abbiamo questa scheda che evidentemente, ecco, contiene dei componenti sparsi. Questa scheda è stata un po'... Ah, ecco. SIP. Attenzione. Questa è una scheda di qualche impianto telefonico. C'è un integrato della NEC D78CP14C Whisky CV. Ci sono dei micro relè. Questa è roba sicuramente telefonica. Ma a noi non importa. Poi abbiamo una schedina montata a mano con sopra un integrato che è esploso, guardate. Integrato scoppiato. Quindi un esperimento andato male, evidentemente. Saldature orripilanti. Altra scheda in parte montata. Connettore 2. Qui c'è un integrato, qui ci sono dei diodi montati a minchia, un LED. E chi
chissà, display. Qui c'è un'uscita per dei display. Alcuni integrati CMOS, dei componenti mancanti, ma non sappiamo cos'è questa roba. Non sappiamo proprio cosa sia. Poi, altra piccola schedina con due integrati, LX559, un altro kit. E qua le schede sono tante, qua ce ne abbiamo altre due. Questo non sappiamo cos'è, qui dice strumento, carico, chissà cos'è. Ah, questo c'è scritto LX906, nuova elettronica. E questo è LX1049, nuova elettronica. Si vanno tutti cercati per capire di cosa si tratta. Qui abbiamo un LX859, sempre nuova elettronica. Poi abbiamo un altro schedino, LX865, sempre nuova elettronica. E poi cominciamo ad avere oggetti strani, ma continuiamo con le schede. Tipo questa. Questa è LX841, nuova elettronica. Assomiglia a questa, ma non è questa. Ma che qua non ci sia scritto, però. Siamo sicuri? Perché io qua non vedo nulla. No, qua non vedo niente. Forse è sotto gli integrati. Chissà cos'è questo. Chissà cos'è. Qui non si legge, non si legge nulla, va bene. Un altro kit, qui c'è un'altra scheda. Oh, sembra identica? Sì, è una scheda identica. Un altro. Un'altra scheda di cui non si legge che cos'è. Un cavo sigillato, cavo dati evidentemente, con due Canon a 25 pin, un altro cavo, altra schedina, LX805, nuova elettronica. Continuano le schede, questo è un alimentatore, sto estraendo un alimentatore con cavi attaccati e componenti sparpagliati, ficcati dentro. Vediamo. Power Control Systems. Che cos'è questo? Questo è un alimentatore. Ma di che cosa? 5 volt. Questo è un alimentatore. Meno 5, più 12 e meno 12. Questo sembra quasi un alimentatore di un Apple 2, ma non è l'alimentatore di un Apple 2. In mezzo ci sono dei LED sparsi. Ora, dei LED parleremo più avanti, perché ne ho trovati veramente molti. Altre schede, LX610. Nuova elettronica, LX584, nuova elettronica. Altra scheda, LX870. Poi, altra scheda. E questa è LX871, nuova elettronica. Poi, una scheda in parte montata con uno strano display. Questo non sappiamo cos'è, sembrerebbe un... Ma chissà cos'è. Chi lo sa? Non si capisce.
comunque è abbastanza datata. Un integrato del 77. Vabbè, questo lo mettiamo da parte. Schedino, uno schedino con una EEPROM 2516, quindi molto vecchia. CTS, della CTS, chissà cos'è, con attaccato un... Ah, quindi questo è un qualcosa di una stampante, perché questa è roba di stampanti, qualche interfaccia stampante. Intanto sono cadute delle resistenzone da 10 watt 68 ohm sembrerebbe 5%, va bene. Uno strumentino interessante, uno strumentino LX453. Probabilmente vi state già annoiando. Questo che cazzo è? Ah, guardate che cosa strana. LX831 con una strana griglia al centro. Chissà a che cosa serve. LX831B, come bravo. Bravo, complimenti, bravo. Questa è una LX809. Qui abbiamo un altro di quegli schedini stampanti con una chiappa pirli. Questo è un classico acchiappa pirli che permette di acchiappare i pirli e agganciarsi ai pirli per fare misure. Altra schedina LX, qui c'è un tastierino LX805B, poi LX884. Un'altra di queste con la sigla cancellata, quindi probabilmente questo era un produttore, un negoziante, qualcuno che costruiva questi kit e li rivendeva e non voleva che si capisse la provenienza del kit, quindi andava cancellando le sigle per mantenersi così i clienti, evidentemente. Questo è un LX507, quindi probabilmente un artigiano, qualcuno che faceva schede. Un tubetto del cacchio. Un trasformatore. Trasformatore col cavo di alimentazione qui. Si potrebbe provare a vedere quali sono le uscite. Ennesimo schedino con presa stampante e acchiappa pirli, doppio acchiappa pirli. Chissà, oh, una scheda penso proveniente da chissà un telefono, un citofono. Va bene, questa è una stronzata. Radio kit GPE, una piccola breadboard. Lo scavo e trovo questo. Attenzione, guardate che bello. Electron System Gazzaniga con una valvola, un tubo Nixie con dentro, no, non è un tubo, sì, questa è una valvola, insomma, quella coi numeri, va. Tubo Nix, interessante. Questo è il modulo di qualche cosa. Carino. Carino veramente. Chissà cos'è. Se avete un'idea, fatemi sapere. Electron System, società per azioni.
una scatolina contenente, attenzione, contenente della spugna distrutta che butto in terra, ma contenente una testina per giradischi. E sembra buona, sembra buona, quindi la rimettiamo nella scatolina. Una testina per giradischi. Cavo. Un Connor, un hard disk 30-126, probabilmente da 116 mega. Sì, Connor CP 30-126, si sarà un 110-120 mega. Oh. Pannello di un kit nuova elettronica, un coperchio molla, connettori, adattatori, altro schedino con un display. Per il resto qua abbiamo componenti sparsi, scatoline di componenti e componentistica sparsa di tutti i tipi. Questo che cacchio è? È LX884. Un quarzo da 42 MHz. Interruttori, deviatori, un relè. Lire 2800 cada uno, BD681, transistor. Ma guarda un po'. Insomma, qui c'è un po' di tutto. Sono componenti che io ho recuperato qua dentro. Ci sono dei LED bellissimi. Questi sono i LED anni 70, anni 80, che fanno una gran bella luce. Non la luce di merda dei LED cinesi di adesso, che è fortissima, ma fanno una bella luce LED. Rossi, verdi e, se non mi sbaglio, ce n'è qualcuno color giallo. Qui c'è un kit. C'è un kit di qualcosa. C'è una tastiera. Una tastiera di gomma con un MKGP, è un kit della GPE. Ok, qua ci sono i componenti e qua c'è la scheda MK1395. Sembra quasi un telecomando o qualcosa. Eh sì. Poi c'è anche questo, che è una scatoletta che non si capisce di che cosa. Qua c'è un LX615 dentro, con un'uscita altoparlante, chissà. Componenti elettronici. Insomma, vi faccio vedere il resto della scatola, perché non ha senso scavare adesso. Questi li tiriamo fuori. Questa è una scatoletta di derivazione. Tastiera, cavo di tastiera IBM PS2 Model M, e vediamo cosa c'è qui. Ecco qua, cavi, c'è un bel deviatore, potenziometri, soprattutto tantissima componentistica, vedete, integrati, LED a non finire, guardate, LED gialli, LED verdi,
connettori, va bene, questo è proprio, questo mi sa che è proprio rotto. Una batteria, ci sono deviatori, cappelletti, led, pulsanti, quarzo, un altro schedino, vediamo questo cos'è, antenna, attenzione, questo va a un'antenna, LX858. Ah, questo è un misuratore di velocità dei dischi, del giradischi, questo lo metti al centro. Questo è per i 60 Hz, questo è per i 50 Hz, lo fai girare e con la 50 Hz, con una lampadina incandescenza, tu vedi quando gira giusto e la riga rimane ferma. Va bene, non sbatto, ferriti di colori improbabili, connettori uscita a casse acustiche, utili, altro circuitino. Un piccolo contatore, come vedete, guardandosi in giro spesso si trovano delle cose interessanti. Transistoroni, questo BU607, ce ne sono due. Carta da buttare, insomma, questo è quanto. Come vedete, questi sono uno al contrario dell'altro, vabbè, ma noi ce ne sbattiamo. A volte veramente si trovano le cose. Questi per esempio li tiro fuori perché mi serviranno. Questi finiscono in terra. Questo è un pezzo di un giradischi, un caricatore automatico di dischi. Non ho mai capito come funzionano sti cazzi di cose. Ok. Questo mi interessa, questo è nuovo, bene, questo mi serve. Vediamo se ce ne porto un altro. Quindi qua qualcuno che si occupava di elettronica ha svuotato e buttato tutto. Connettore tipico dei microfoni CB. Chiave con evidentemente contatti elettrici. Un altro BU, no, questo è un 607 nuovo. Questo non so cosa cazzo sia, ma è qualcosa di meccanico, sembra, boh, il meccanismo di un rasoio. Potenziometro volume nuovo, mai usato, mai saldato. Praticamente sono tutti componenti nuovi, questo è nuovo. Ah, e questo è un caricabatterie USB. Chissà se questo si può rimettere in funzione. Perché è stato smontato? Perché c'è questo e c'è questo, che evidentemente è il suo. Va bene. Insomma, con poco sforzo. Questo è un'altra specie di alimentatore. Orrendo. Cavetto schermato. Cavetti vari. Che dire, con poco sforzo abbiamo recuperato un pugno di componenti che non si sa mai, possono essere utili per costruire cose. Questo video è una noia, lo so. Qui c'è un telecomando.
facciamo un'altra schedina di un kit, LX158, che mettiamo da parte. Va bene. Allora, tutto questo troiaio finirà nuovamente lì e vaffanculo.